Noi abbiamo discusso a lungo, no? Se vi ricordate all'inizio degli anni 90, alla fine degli anni 90, quando è partito il progetto, sì, la restaurano, ma per metterci cosa? Ovviamente la tentazione è stata, troviamo una collezione e più o meno di stabilizzare una collezione. Non andate in porto l'idea di trasferirci in Egizio. È nata l'idea, non residuale, ma soggettivamente voluta, di dire ma tentiamo un esperimento nuovo. Il progetto La Venaria Reale nasce e parte nel 1996. Si trattava allora di recuperare non solo la reggia di Venaria Reale, 80.000 metri quadrati che versavano in uno stato di abbandono, di degrado che rischiava di diventare irrecuperabile, ma anche 80 ettari di giardini, ma anche il centro storico. Si trattava peraltro anche di impostare già in previsione dell'apertura un discorso legato alla logistica, alla ricettività, ai mezzi di trasporto e quindi insomma era un progetto che fin da subito aveva risvolti una portata notevole, perché di fatto consisteva nel progettare il ridisegno di un intero territorio. Il Ministero, l'Unione Europea, la Regione Piemonte investirono circa 200 milioni di euro attuali e partì così quello che fu subito definito come il più grande progetto d'Europa riferito a un unico bene culturale. Questo comportò fin da subito attese da parte dell'opinione pubblica, aspettative, pressioni da parte dei media e quindi il problema della comunicazione, di come gestire questa fase dei cantieri venne subito fuori e venne quindi istituito un ufficio comunicazione apposito che in qualche modo doveva far fronte a queste giuste incombenze. Vennero attivati progressivamente circa 50 cantieri, vennero monitorati i risultati progressivamente dell'avanzamento dei lavori, vennero quindi divulgati attraverso diversi mezzi. Innanzitutto venne creato un sito internet che documentava appunto lo sviluppo dei cantieri, periodicamente vennero organizzate delle conferenze stampa, si iniziò anche a ragionare sulle destinazioni d'uso e quindi insomma furono diversi gli aspetti che dovevano essere comunicati e divulgati anche al grosso pubblico. Altre iniziative di comunicazione che in qualche modo dovevano anche servire per organizzare una sorta di consenso verso questo progetto, che non poteva dare nell'immediato risultati tangibili, i lavori poi ultimarono circa 7-8 anni dopo, fu coinvolgere appunto gli addetti ai lavori, ma anche i visitatori curiosi in generale, attraverso iniziative come quella appunto della visita dei cantieri della Reggia, che all'epoca appunto chiamammo lavori a corte, che ebbero un notevole successo. Circa 50-60.000 persone all'anno poterono accedere al grande cantiere della Venaria per appunto rendersi conto direttamente di questo processo che era in atto. Finì nel 2007, a giugno inaugurammo i giardini e a ottobre la reggia vera e propria. Si passò quindi di colpo dalla fase dei cantieri che ho appena descritto alla fase della fruizione vera e propria del complesso, cambiando totalmente in questo caso anche l'approccio al tipo di comunicazione che dovevamo impostare. Dovendo comunicare questa variegata offerta culturale, il problema della differenziazione dei target in qualche modo si pone e questo è uno dei temi su cui stiamo ragionando. Opera che ha vinto la gara ha molto insistito che bisognava posizionarsi in un linguaggio, in un'immagine molto popolare. Devo dire che se vuoi avere quelle misure, il milione e mezzo di visitatori rivolgersi al grande pubblico, questo linguaggio, il gioiello, il tesoro, l'estate, la luna, il sole, in qualche modo sono abbastanza efficaci, credo siano stati efficaci. La reggia cos'era? Una reggia, un luogo dove si andava alla corte, si trasferiva 6-7 mesi all'anno e faceva attività delle più varie, dalla conversazione alla caccia, dal wazir all'arte, dalla musica al gioco, dallo svago allo sport, dall'amore al pettegolezzo, eccetera, dalla cultura al tempo libero. Ecco,
però è nata l'idea di usare questo spettacolare contenitore sia architettonico che paesaggistico per riproporre una Reggia del nostro tempo. Questa in qualche modo è la visione che noi stiamo cercando di perseguire. E quindi dire all'interno di una Reggia ci sono tante cose, c'è una vita di corte contemporanea. E in una corte contemporanea ci sono ovviamente cose da guardare, storiche, antichità, oggetti antichi, ecco il percorso di visita, ecco alcune mostre, ci sono camere della meraviglia, ci sono momenti musicali, momenti di svago, momenti di tempo libero, cioè cercare di vedere se è pensabile di trovare un luogo d'Italia in cui la gente che viene a visitarla ritrovi in qualche modo l'atmosfera di una corte reale di antico regime, ma con un linguaggio, una cultura assolutamente contemporanea. Così come in una corte del Settecento ci sarebbero state le collezioni delle antichità archeologiche, ma anche la produzione di musica coeva, così oggi noi facciamo concerti di musica, non so, del 6-700, ma anche, perché no, rappresentazioni musicali o di spettacolo del nostro tempo, selezionando e invitando a corte, usiamo un po' questo slogan che invito a corte, è un po' lo slogan della comunicazione in questa fase, in questi primi anni della Reggia, come i migliori artisti, i migliori. Da lì è nata appunto anche l'idea, un po' che è stata quella di far dialogare il restauro filologico sostanzialmente del monumento antico con interventi però del meglio, di quello che noi pensiamo essere tra il meglio della cultura contemporanea. Ecco perché Penone nei giardini, ecco perché Bob Wilson nella mostra sull'antichità egizia, o Max Vignelli negli elementi d'arredo e nel ristorante, ecco perché Greenway nella ripresa cinematografica degli affreschi sulle pareti della vita di corte del 6-700, e stiamo pensando altre, ecco perché Nyman che ha scritto un concerto per Venaria, cioè la ricerca di cercare questo dialogo. Questo problema ovviamente di comunicare questi due aspetti, Venaria è una Reggia, e no, quindi non è un museo ma è anche museo, uno spazio per mostre ma non è solo uno spazio per mostre, cioè è una Reggia. E questo dialogo fra contemporaneo e antico è difficile da comunicare.